Però, senatore, eccolo, che invito a prendere posto ai primi banchi per 4 minuti. Grazie, senatore, grazie. Grazie, presidente. Onorevoli colleghi, ieri guardando il volume del decreto rilancio, tentavo di scrivere nella mia mente l'intervento di oggi. Pensavo che avrei potuto parlare delle modifiche apportate all'ecobonus e posso facilmente notare che la norma è stata in parte notevolmente complicata, ma continua a mancare il riferimento alle imprese, come se i locali che ospitano i lavoratori non fossero bisognosi di un miglioramento dell'efficientamento energetico. Oppure potrei parlare della norma inserita in extremis, che prevede aiuti economici per i comuni dichiarati zone rosse con provvedimenti regionali. E lì, con un certo compiacimento, ho notato che questa maggioranza ha accolto alcuni spunti dell'opposizione. Sarebbe bello se il nostro contributo venisse riconosciuto. Ma in realtà soffermarsi su questi aspetti di fronte a un testo di quasi 1000 pagine è come cercare di descrivere un pagliaio descrivendo il singolo filo d'erba. In realtà ieri, guardando quel volume, mi venivano in mente due grandi autori, Borges e Beckett. Tutti sapete che Borges è l'autore di quello strepitoso testo, La biblioteca di Babele, quella biblioteca ove sono contenuti in modo caotico tutti gli infiniti libri. Ebbene, quel testo, ai limiti dell'illeggibile, e chiedo a ognuno di voi, chi davvero lo ha letto? Chi davvero ne ha inteso il senso e il valore normativo? Ebbene, quel volume di 1000 pagine che ieri era presente sui nostri tavoli, mi ricorda la biblioteca di Babele. Non è di questo che il Paese ha bisogno, ma è chiaro evidentemente lo scopo di questa maggioranza. Prendere tempo, aspettare Godot, che sarebbe l'Unione Europea. Prendere tempo, far credere al Paese di fare qualcosa, complicando enormemente il nostro ordinamento. E ricordo che nella maggioranza c'è una forza politica che si è presentata agli italiani affermando di voler semplificare l'ordinamento. Complimenti. Ebbene, io credo che si stia scherzando col fuoco, perché sapete anche molto bene che sì, state prendendo tempo aspettando che l'Unione Europea fornisca i suoi aiuti, ma sapete anche che quegli aiuti possono costare molto, possono costare caro. Attenzione, fate molta attenzione, perché io vedo in tutto questo un disegno e vedo soprattutto un disegno incosciente per gli interessi del Paese. Grazie.